Eccola! Eccola l'orsa Gemma, eccola girarsi per le strade di Scanno in provincia dell'Aquila. Va lì, un altro po' che ce lo troviamo dentro casa, non è giusto. Gira da tutte le parti, la paura ce n'è tantissima. Eccola l'orsa Gemma, vicino ad alcune abitazioni del centro storico, pronta per una nuova incursione. Gira giorno, notte, sta sempre qua, non sai la reazione che può fare. Nella notte tra domenica e lunedì l'orsa si è introdotta all'interno di questo condominio, erano circa le 4:30 del mattino, ha sfondato questa porta e si è introdotta nelle cantine buttando a terra tutto quello che ha trovato davanti a sé. Ha rotto la porta della cantina, ha fatto i bisogni lì nel corridoio delle cantine e ha rovesciato quello che c'era. Poi è salito al terzo piano, sì, perché c'erano le orme. Lasciando ovunque impronte e segni del suo passaggio. A casa nostra era venuto l'orso. Lui, non potendo uscire, è diventato pure cattivo, insofferente. E chi si trovava davanti, quello faceva festa, E la paura, guarda. Ma non è l'unica incursione. Qualche giorno prima era entrata in una struttura alberghiera, poi in una pizzeria ed infine si è avvicinata ad altre abitazioni. Si vede per strada, ci sono i bambini, ci sono le mamme. Spaventa, perché insomma non è un cagnolino, troviamo davanti un orso. Ora la questione dell'orsa Gemma sta diventando nella cittadina abruzzese molto preoccupante, ora dopo ora. Non è possibile che l'orso sta sempre nei centri abitati, perché prima o dopo potrebbe succedere qualche cosa che nessuno di noi si aspetta. È bello avere l'orso, però è pericoloso, quindi uno ha anche timore di uscire la sera.